www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Intervista al sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania sul bilancio di previsione 2015 approvato. Sindaco Catania, da qualche giorno il bilancio del comune è stato approvato e successivamente, a seguito di diatriba attraverso la stampa, si parla di bilancio falso. Vogliamo dire qualcosa? Sì, il bilancio è stato approvato venerdì scorso, è il bilancio di previsione 2015 del comune di Mussomeli. È un bilancio che è stato predisposto dagli uffici del comune e quindi inserisce tutte quelle che sono le relazioni propedeutiche all'approvazione del bilancio, oltre che le certificazioni del revisore dei conti, che ovviamente hanno testimoniato come il bilancio approvato sia un bilancio fatto secondo quelle che sono le direttive previste dal testo unico degli enti locali, quindi è assolutamente un bilancio in linea con quella che è la prescrizione normativa. È un bilancio che ovviamente direi che ha tre caratteristiche essenziali, cioè la prima caratteristica è dettata dal fatto che si tratta di un bilancio di transizione, cioè un bilancio che è a cavallo tra due amministrazioni differenti, perché da gennaio a giugno era in carica la precedente amministrazione e da metà giugno a dicembre appunto la nuova amministrazione, la mia amministrazione. E questa è una prima peculiarità di questo bilancio. La seconda peculiarità è che si tratta di un bilancio i cui margini sono davvero molto definiti, nel senso che è un bilancio che è figlio della procedura di presentazione del riequilibrio economico e finanziario che abbiamo approvato con il nuovo consiglio comunale e che si trova alla Corte dei Conti per essere esaminato. La terza caratteristica di questo bilancio è che, pur essendo un bilancio di previsione, interviene praticamente nel mese di dicembre, e questo in virtù del fatto che solo a fine ottobre purtroppo c'è stata contezza da parte della regione siciliana di quelli che sono i trasferimenti dei contributi regionali, perché solo a fine ottobre la regione siciliana ha fatto il decreto di approvazione dei contributi in conto gestione, in conto capitale da trasferire ai comuni e quindi anche al comune di Mussomeli, tant'è che molti comuni si trovano ancora in una condizione di bilancio di previsione non approvato. Quindi questo come caratteristica. Ovviamente il bilancio è stato redatto, ripeto ancora una volta, seguendo i principi contabili previsti dal testo unico enti locali, quindi è un bilancio assolutamente approvato con tutti i crismi e quindi non voglio nemmeno rispondere alle polemiche che vengono artatamente messe in campo, anche perché se dovessi rispondere dovrei chiedere a chi fa questa polemica i bilanci precedenti e come sono stati approvati, ma credo che sia una polemica assolutamente sterile. Intanto il bilancio è stato approvato. Sì. E quindi è valido? Assolutamente, è pienamente valido e pienamente operativo. Oltre che essere, ripetuto una volta, stato redatto e approvato seguendo i principi contabili e normativi previsti dal testo unico enti locali. Gli stessi principi contabili e normativi che anche nei bilanci precedenti sono stati seguiti, quindi delle due una, o sono tutti falsi o sono tutti veritieri, ma ripeto, è una polemica assolutamente sterile. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete!